il signore si chiama Giorgio, il nostro pasticcere, e naturalmente la sua pasticceria e i cannoli sono, direi io, il cibo, il dolce prelibato da tutti. Da dove arrivano qui per comprare il cannolo? Ma da tutte le parti. Piana è famosa per il nostro cannolo e noi cerchiamo di portare avanti le nostre tradizioni culinarie e dolciarie. So che lei è stato anche all'estero. Sono stato chiamato dalla La Durée di Parigi per consulenza dei cannoli. Cioè, non mi dica che a Parigi poi hanno fatto i cannoli? Ci volevano provare, però un dolce più nostro, quindi loro hanno optato per non farlo. Io trovo che i cannoli di Piana degli Albanesi siano, giustamente perché mi piace tanto, meno dolci degli altri. Cioè, ecco, quando uno finisce di mangiare il cannolo non ha sete, questa è la cosa bellissima. È perché noi praticamente, se lei vede, ci arriva la ricotta dal caseificio, dal pecoraio, e noi la lasciamo scolare, come lei vede, la lasciamo così, poi ci mettiamo lo zucchero e lo andiamo a condire noi, quindi la percentuale di zucchero lo decidiamo noi in pasticceria. Noi su per giù andiamo a condire la ricotta con il 30-35% di zucchero per ogni chilo di ricotta. Bene. Poi il nostro signor Giorgio è stato anche tante volte in Rai, in tante volte alle televisioni, e ecco, ma ormai è famosissimo. Ma cerco di fare del mio lavoro un mio hobby, e siccome piace farlo, mi dà tante soddisfazioni. Ma quando ha cominciato lei? Ma circa 30 anni fa, 30-32 anni fa. Cioè, lei era ragazzino e già... ragazzino e già avevo la passione per la pasticceria. Ma a casa sua, suo papà, non c'entrava? Nessuno di famiglia aveva questa dedizione per la pasticceria. Signor Giorgio, mi parla un po' della ricotta. Cioè, c'è ricotta e ricotta, lei, ecco, la sceglie lei, ecco, allora, oppure mette il dito quando arriva la ricotta, no, dice questa è buona, quell'altra non è buona? Allora, praticamente noi usiamo esclusivamente e categoricamente la ricotta di pecora, solo dei nostri pascoli, e sono pascoli collinari, quindi è una ricotta bella soffice, ha un gusto particolare. Usiamo solamente ricotta di pecora. Dal punto di vista sanitario siete garantiti? Siamo garantiti perché abbiamo numero di lotto e tutto. Prima c'erano, tempo fa, prima che uscivano le nuove leggi, la ricotta veniva da pascoli locali. Ora cerchiamo di andare e cerchiamo di trovare pure la ricotta che abbia le caratteristiche organolettiche che ci danno questo tipo di ricotta. C'è stato mai qualche VIP che ha richiesto il suo aiuto, i suoi cannoli? Ma qualcuno li ha assaggiati e sono entusiasti di questo tipo di dolce tipico siciliano, solo che tra quello palermitano e quello nostro c'è un po' di differenza. La nostra è una cialda a livello artigianale, è un prodotto che si contraddistingue da quello palermitano per molti aspetti. Ecco, si distingue da tutti, ecco, direi da tutte le città. Anche, anche la forma, anche la grandezza. Ecco, guardare la scorza, guardate, la scorza prima che si mette la ricotta e sembra bruttissima, ma questa è una peculiarità, significa allora, che è fatta a mano, no? Che è fatto artigianalmente. A parte quello, una buona scorza di cannolo ha Alle bolle che dà il segno di fragranza in un cannolo. Se lei vede, più si rompe. Sono proprio friabilissime. Se lei fosse in un posto e ci fossero 10 cannoli, lei subito riuscirebbe a capire qual è il suo? Quello mio, sì, sicuramente. È come un padre che riconosce i loro figli, quindi... Ma cosa ne pensa di questi cannoli invece che si vendono nei supermercati già pronti? Insomma... È tutta un'altra cosa. È tutta... Lei poi... Ammazzano. Ora le faccio assaggiare uno di quelli nostri. C'è molta differenza. Allora, cosa succede ora? Allora, noi abbiamo preso la ricotta grezza. Abbiamo fatto la cialda. Abbiamo fatto la sfoglia. Abbiamo fatto la cialda fritta. E qua, questo è il ricavato che noi andiamo a trovare dopo che friggiamo il cannolo. Poi prendiamo la ricotta, su questa ricotta ha 2-3 giorni che lo lasciamo scolare, e poi ci andiamo a mettere lo zucchero, lo andiamo a passare in un setaccio, in un passaricotta, e troviamo questa ricotta che da grezza diventa bella liscia, una crema di ricotta. Su questa ricotta andiamo ad aggiungere delle goccine di cioccolato.
Andiamo. Il cioccolato è importante, no? È cioccolato fondente. Certo che viene. Attira tanto, E andiamo a riempire i nostri cannoli. Anche il dentro, no? Ma è vero che lei ha fatto un cannolo di 4 metri? Sì, circa 13 anni, 14 anni fa mi è stato commissionato questo cannolo di circa 4 metri. È un'ingegneria della pasticceria, perché ci abbiamo dovuto studiare. Cioè, hanno comprato un cannolo di 4 metri? No, ci hanno commissionato, perché praticamente c'era una festa, la sagra del cannolo, che prima si faceva a Piana. E il comune mi ha commissionato per fare questo cannolo. Il comune di quel comune? Di quel periodo, sì. L'amministrazione di quel l'amministrazione di quel periodo. E come ha fatto a fare la cialda? Era intera la cialda? Allora, la cialda praticamente era una cialda assemblata con dei fusti di cannolo di circa 40-50 cm di diametro, dove venivano assemblate uno dentro e uno fuori. A livello tipo un coso idraulico, un tubo idraulico che si espandono. E poi assemblato, ci abbiamo fatto lo sbieco dalle due parti per farlo vedere cannolo, e siccome al centro non ci si poteva andare a riempire questo cannolo, l'abbiamo assemblato, dentro ci abbiamo messo della buccia rotta, e poi tramite dei buchi col sac a poche di sopra siamo stati capaci di riempirlo. Sistemato e dato in degustazione a circa 1200 persone. Ingegneria dolciaria, quanti chili di ricotta? Allora, il tutto pesava 400 chili di cannolo, dove hanno potuto degustare circa 1200 persone. 270 chili di ricotta, poi un 25 chili di goccine, insomma. Senta, mica, ma il cannolo si conserva in frigo? Allora, il nostro cannolo, il segreto del nostro cannolo è riempirlo e mangiarlo. Mettiamo caso uno non riesce, ok, ne ha due, uno se lo vuole conservare. Non dura tanto, perché è una cialda molto, molto delicata, e se messo in frigo con l'umidità si perde quella fragranza, diciamo. Perde la fragranza. Però la genuinità della ricotta dura un po', no? La genuinità sì. Praticamente l'unico problema è che con l'umidità la cioccolata va a sporcare la ricotta, rendendola sul giallastro. Ho capito. Questo è il cannolo che noi praticamente andiamo a proporre alla nostra clientela. Viene qualcuno da Palermo, scusi, come fa a portarselo a Palermo? Niente, o nel vassoio. Ci sono molti bar, molti laboratori che vanno a mettere del cioccolato dentro per fare da isolanti, per non far sì che la cialda tipo ammorbidisca. Però io lo sconsiglio, perché poi non c'è più il binomio tra buccia e ricotta. Insomma, uno dovrebbe venire qua, mangiarlo a piano, vedere i nostri musei, le nostre culture, le nostre chiese. Ne vuole mangiare tre, resta qua due ore e se li mangia piano piano, perché ho visto io che quando ero qui per il record, ecco che ha mangiato 14 cannoli. Ho mangiato 14 cannoli. Secondo me il giorno dopo era all'ospedale. Non lo so poi se sono riuscito a digerirlo, però 14 cannoli. Mettiamo le ciliegine dopo, come funziona? Allora, riempiamo. Noi parliamo, ma oggi è la festa di San Giorgio. Sì. Auguri intanto. Grazie. Buon anno mastico. Grazie. Ecco, quanti cannoli prevede di vendere? Ma stasera vediamo, perché c'è la processione, ci saranno molte persone che vengono da fuori. Ma si fermano qui, perché qui siamo fuori centro, no? Sicuramente gireranno tutte le attività. E ognuno offre il suo prodotto, poi c'è a discrezione del cliente quello che piace. Ognuno ha il modo di farlo, ognuno ha il modo di proporlo, quindi poi è il cliente che dà una valutazione sul nostro prodotto. Se ritorna vuol dire che è un prodotto che è andato bene. Quando lei è stato nelle trasmissioni televisive sicuramente avrà portato i suoi cannoli, o li ha fatti là? No, siamo stati in Rai, abbiamo fatto un cannolo di 1,5 metri, l'abbiamo sistemato dentro lo studio televisivo di Mezzogiorno in Famiglia. E hanno mangiato tutti poi? Sì, una cosa carinissima. Guardate che belli, siamo arrivati alla conclusione di questi cannoli.
Allora, ci vuol dire come si chiama la sua pasticceria? Io sono Giorgio Clessier e la mia pasticceria è Pasticceria Clessier. Esiste da 30 anni. Allora, ho lavorato per gli altri e poi ho avuto ho avuto il desiderio di aprire qualcosa di mio. Ed è contento? Sono contentissimo. Ecco, ma faccio del mio lavoro un hobby, quindi. Ma è una cosa familiare oppure sì, solo soletto? No, solo soletto, se capita scende mia moglie o mia figlia, tutto internos. Okay. Direi io, Giorgio, che lei è proprio dolcissimo, la ringraziamo. Grazie a voi, è stato un piacere avervi ospiti nel mio laboratorio, penso di essere stato utile a far vedere come funzionano, come si producono i nostri dolci. Grazie, tanti auguri, signor Giorgio. Grazie.